storia. Nella seconda parte, che siamo giusti alla prima metà, vediamo la bestemmia, che è quella proprio una cosa particolare, no? Che noi in Veneto, non so, abbiamo un triste primato, non so se tra Veneto e la Toscana chi ha questo primato peggiore della bestemmia, nostra è proprio una punteggiatura, quindi proprio una cosa, cioè un punto esclamativo, un punto di domanda, è una roba, cioè, non so neanche da come ha fatto arrivare, cioè la mia domanda, come mai è che è entrata in maniera così, proprio dentro il linguaggio, perché noi parliamo un dialetto, e nel dialetto è entrata in, una roba, in modo, cioè non posso, non posso, però è una roba incredibile, quindi boh. Vabbè, quindi, no vabbè, va male. Si disonora il nome di Dio, abbiamo visto, con proferirlo invanamente, cioè senza alcun motivo, senza la massima riverenza. Così qua lo si, diciamo, si disonora, no, non si onora il nome di Dio. Ma questo è poco e niente in confronto al disonore che gli si reca ingiuriandolo col peccato della bestemmia, è proprio un'ingiuria. E questo vizio orribile, che una volta era raro, è diventato tanto comune oggi che non si sa come sia penetrato. Non so, bisogna fare un po' la ricerca, come è entrato in maniera così capillare, non lo so. Però purtroppo quanti cristiani, insomma, hanno vizio della bestemmia, mi ricordo militare o al calcio, pff, proprio una roba, lo stadio, beh, lo stadio proprio non se ne parla neanche, lo stadio, quando andavo allo stadio eccetera, non ti fare Vicenza, quindi era una roba, o anche il Milan, era una roba proprio, vabbè, quindi, vabbè, purtroppo si è diffusa molto. Questo linguaggio diabolico è divenuto familiare in bocca a ogni classe di persone e non c'è luogo dove purtroppo non si sente risuonare, case, piazze, botteghe, officine, osterie, stalle, ritrovi, uffici, dappertutto si sente insultare il nome santo di Dio. Diceva bene un più scrittore che il mondo pare oggi diventato un coro di indemoniati che non sanno far nulla senza lanciare una roba avvelenata contro il cielo. Ora vediamo qual è la malizia di questo grande peccato, la vanità delle scuse per giustificarlo e i mezzi per emendarsene. Quindi la malizia della bestemmia. Ora, prima di esaminarla, è necessario fissare bene la natura della bestemmia. La bestemmia è definita da teologi una parola, un segno o un'opera ingiuriosa a Dio, alla Vergine e ai Santi. Una parola, un segno, un'opera ingiuriosa fatta contro Dio, contro la Vergine e contro i Santi. Da ciò si comprende come la bestemmia si può commettere non solo con la parola, ma anche col pensiero e con l'opera. Però quella più comune, ecco, è quella della parola, così ora noi vedremo, tratteremo particolarmente questa. Quindi, consiste in una parola oltraggiosa, in un epiteto disonorante che si lancia contro Dio, la Santissima Vergine e i Santi. Se con queste ingiurie non si attribuiscono a Dio cose contrarie, adesso distinzione, una piccola distinzione, poi andiamo nel concreto. Se con questa ingiuria non si attribuiscono a Dio cose contrarie alla fede, la bestemmia è semplice. Ma se le ingiurie che si vomitano contengono qualche errore contro la fede o con negare a Dio ciò che la fede ci insegna che Egli ha, o con attribuirgli ciò che la fede ci insegna che Egli non ha, come il chiamarlo ingiusto, falso, crudele, eccetera, allora le bestemmie diventano eretiche. Quindi bestemmia semplice, bestemmia eretica, quando è accompagnata con la persuasione nella mente e nel cuore, oppure ereticale, dove manca questa persuasione, si fanno così per sfogo, senza credere la mente. Dico queste cose qua perché mi è passato questo aggettivo qui, ma non perché me lo credevo veramente, anche se però comunque ho bestemmiato. No? Diciamo, quindi ecco, bestemmia semplice, bestemmia eretica, bestemmia ereticale. Quando poi una piccola distinzione, giusto per andare un po' più sul tecnico, quando poi si pronuncia il nome di Dio, della Vergine, oppure si nomina le cose sante senza mettervi o prima o dopo alcun titolo ingiurioso, come dire semplicemente Dio, Cristo, Madonna, Ostia Santa, Santissimo Sacramento, non si ha allora la vera bestemmia e tali espressioni si possono dire peccato grave in sé, quantunque talore, forse spesso, possono divenire tali per le circostanze
o di disprezzo speciale o di scandalo che lo accompagnino. Se io dico, adesso fatemela dire, però insomma, se dico oddio la Madonna, eccetera, poi in maniera proprio con, chiaro che diventa una cosa grave, perché diventa anche scandalo all'altro, e io ci metto il disprezzo, la rabbia e tutto questo. Quindi adesso vedremo, c'è anche magari il peccato d'ira, no? Però senza dire l'aggettivo, insomma degli aggettivi particolari che si mettono di Madonna i Santi, allora non è proprio la bestemmia vera in sé, però è sempre un profanare il nome di Dio, che può diventare grave, appunto, se può dare scandalo a un bambino o a una persona pia, devota, o comunque che lo faccio con disprezzo. Quindi diciamo, questo un po' per dire in generale la natura della bestemmia. Ora vediamo qual è la malizia profonda e diabolica. Questa è un po' la natura, se vediamo la malizia. Diceva San Girolamo che nessun peccato è più orribile della bestemmia, che mette la sua bocca fino al cielo. La bestemmia proprio va diretta in cielo, mette la sua bocca in cielo. Ed è vero, perché considerandola anzitutto in se stessa, essa è sempre peccato mortale, ed è il più grave dei peccati mortali. Adesso vediamo il perché. Quindi è peccato mortale come materia, ed è la più grave, perché adesso lo vediamo. È certo che la gravità di un'ingiuria dipende non tanto dalla qualità dell'ingiuria stessa, quanto soprattutto dalla qualità della persona ingiuriata. Tanto è vero che se do uno schiaffo a un ragazzino, do uno schiaffo a uno spazzacamino, uno così, se do lo schiaffo al sindaco è un'altra cosa, se lo schiaffo al papa è un'altra cosa ancora. Quindi dipende la dignità della persona offesa, giusto? Anche se io do uno schiaffo però a un pubblico, a un carabiniere, a un pubblico ufficiale, tu disprezzi anche quello che lui rappresenta, quindi è più grave che farlo a uno qualsiasi, un passante qualsiasi. Quindi dipende la dignità della persona offesa, giusto? Ecco, quindi siccome con la bestemmia si ingiura la maestà di Dio, che è infinita, ne viene che questa ingiuria, qualunque sia, è sempre grave e quindi è sempre peccato mortale. Come materia, sapete, per fare il peccato ci vuole materia grave, piena avvertenza e pieno consenso. Nelle altre cose c'è la cosiddetta parvità di materia. Se io magari ho rubato, ma ho rubato poco, anche se ero convinto di rubare, eccetera, ho rubato solo 5 euro, è materia leggera, che non è peccato mortale rubare 5 euro, diciamo. A meno che uno c'aveva solo quello da mangiare, gli togli quello lì, allora diciamo. Probabilmente da parvità di materia nelle altre cose, no? Anche nel parlare male di qualcuno, maldicenza. Mentre nella bestemmia, come anche nel sesto comandamento, la materia è sempre grave. Quando c'è il pieno avvertenza e il pieno consenso, è sempre peccato mortale la bestemmia, come anche nel sesto comandamento con riguardo alla sessualità, perché è sempre materia grave. Però la bestemmia ha per oggetto direttamente Dio. Adesso vedremo tutti gli altri peccati offendono indirettamente Dio, perché offendono, diciamo, la legge di Dio, trasgrediscono la legge di Dio, quindi sono, diciamo, indirettamente vanno contro Dio, ma mentre la bestemmia è l'unica che va diretta contro Dio, cioè offendi direttamente Lui. Quella è la grande differenza, perché quello in questo senso è la più grave. Adesso lo vediamo, approfondiamo. Quindi ecco, la bestemmia, quando è pronunciata coscientemente, volontariamente, è sempre peccato mortale, perché la materia, abbiamo detto, è grave perché è un'offesa diretta a Dio. E San Tommaso dice che l'autore dice che è la più grave di tutti i peccati mortali per due ragioni. Quindi la bestemmia è la più grave di tutti i peccati mortali per due ragioni. Prima, la dice San Tommaso d'Aquino, che la bestemmia si oppone essenzialmente alla confessione della fede e perciò riveste tutta la gravità del peccato di infedeltà, ma contro la fede, no? E dato che l'infedeltà è il massimo dei peccati, cioè contro la fede, così anche la bestemmia, fa un discorso un po' logico, San Tommaso. Quindi l'infedeltà va a dar conto la fede, diciamo, i più gravi peccati, allora la bestemmia, in qualche maniera, che si oppone essenzialmente alla fede, ecco, dice è più grave. La seconda ragione è che la bestemmia, come dicevo prima, ecco, a differenza di altri peccati, va a offendere Dio direttamente. Difatti, chi commette qualunque altro peccato offende Dio in quanto trasgredisce la sua legge e viola l'ordine lui stabilito. Ma un altro violare la legge, l'altro insultare il legislatore. Un altro spregiare un ordine di Dio, un altro colpire la persona stessa di Dio. Cioè, se un figlio disobbedisce il comando del padre, sì, una cosa, ma suo figlio poi offende direttamente il padre e anche lo picchia, è più grave, no?
che si disobbedisce, non fare questo, il figlio non lo fa, disobbedito il genitore. Non fare questo, io mi ribello, picchio il genitore, è chiaro che è più grave, no? Perché colpisce l'autorità, la figura stessa del padre, no? L'ingiuria è maggiore. Questo fa appunto il bestemmiatore. Non contento di trasgredire la legge di Dio, se la prende direttamente con la sua persona e, aguzzando la lingua, ardisce vomitarle in faccia le più irose bestemmie e imprecazioni. Sicché, se gli altri peccati offendono Dio indirettamente, quindi ripetiamo, la bestemmia invece lo prende di mira, lo offende direttamente. E se gli altri peccati possono essere più gravi, questo è importante, se gli altri peccati possono essere più gravi talora o per il danno o per lo scandalo che recano, bisogna più ammazzo qualcuno, certo più grave dire dico una bestemmia e faccio un omicidio, è più grave l'omicidio, do uno scandalo pubblico, è chiaro che lo scandalo è più grave, no? Però la bestemmia più grave di tutti da parte dell'oggetto, perché abbiamo detto colpisce direttamente Dio, quindi se gli altri sono più gravi in quanto allo scandalo o alla gravità, perché se io ammazzo qualcuno è irreparabile il danno che faccio, cioè mi dispiace, ma tu sei morto e la famiglia rimane senza papà e la mamma o il figlio che io ho ammazzato, quindi non posso riparare a questo, ed è diciamo più grave. Però quanto all'oggetto è più grave la bestemmia, perché ingiuria offende direttamente Dio in questo senso qua, no? Sono spiegato, quindi è peccato mortale. È il più grave perché gli altri trasgrediscono, non ammazzare trasgredisce la legge di Dio, non uccidere l'innocente va contro la legge di Dio, e quindi Mario uccido uno, più grave in sé questo, però la bestemmia, la malizia, sbirri infinita offende la differenza, ha per oggetto Dio, gli altri per oggetto il rapporto con gli uomini, diciamo il rapporto tra di noi, no? Quindi da questo punto di vista la bestemmia è più grave di tutti perché offende direttamente Dio, mentre gli altri possono essere più gravi per il danno, lo scandalo che si fa, però la bestemmia colpisce direttamente Dio. La sua malizia si comprende ancora di più dove si considerano le circostanze che accompagnano la bestemmia, sia per parte di Dio che per padre lo stesso bestemmiatore. Difatti, chi si strapazza con la bestemmia, si strapazza Dio, Gesù Cristo, la Vergine e i Santi. Ebbene, chi è Dio, nostro Creatore, nostro Signore Assoluto, Re del Cielo e della Terra, e come tale tutti insomma, lo dovremmo conoscere e adorare. Ora, al mondo vi sono ancora tanti popoli che non conoscono il vero Dio e adorano le false divinità, sono i popoli pagani, idolatri, eccetera. Come trattano questi popoli i loro dei? Li rispettano al sommo grado e guai chi li tocca, ad essi non viene pure in mente di insultarli, di strapazzarli. Chi lo facesse sarebbe reputato un empio e condannato a pene più severe. Se tu vai in Africa, se guardi contro le divinità loro, cioè vieni messo a morte, no? Vieni proprio, cioè loro, anche se è sbagliato, eccetera, hanno onore e rispetto alla loro divinità. E guai se tu li offendi, no? E noi invece che abbiamo il vero Dio, lo conosciamo, conosciamo Gesù Cristo, è venuto a salvarci, a Natale meditiamo la sua incarnazione, l'amore lì, a Pasqua meditiamo quello che ha fatto per noi e lo offendiamo così tranquillamente, no? Come niente fosse. Quindi è questo che è anche un'assurdità, no? Abbiamo il vero Dio e lo offendiamo, gli altri i falsi dei e li rispettano in sommo grado. Questo veramente è folle, no? È una follia, questa è una cosa assurda, no? E poi anche lo stesso nome di Gesù Cristo, quando si oppone a Dio, non è un semplice uomo, ma è il figlio di Dio, è quello che ha fatto. No? E una cosa simpatica l'autore, no? Si è mai sentito che si strapazzi per abitudine il nome di qualche uomo? Dico, mannaccia Nerone, mannaccia Hitler, no? Mai sentito, no? Mannaggia, non so, personaggi così. Invece, alla Madonna, ai Santi, l'ho sentito tante volte l'offesa, no? Quando non si arrabbia, se la prende con... non so, con Giuliano Laposta, accidente Giuliano Lapostata, no? Che potesse, no? Cioè, mai sentito, no? O se no, ci picchia la vispa Teresa, che se no... Invece no, solo Dio, no? E questa è una cosa un po' strana, no? E poi, vabbè, la Madonna, anche qui della Madonna, eccetera, no? Ok. Ora... Se consideriamo di più che la bestemmia strapazza non solamente Dio, nostro supremo Signore e Padrone, ma anche Dio, nostro più grande benefattore, che ci ha creati, che ci conserva, che ci provvede di tutto ciò che è necessario alla vita,
che ci redense nell'ordine spirituale, prezzo il suo sangue stesso, ci circonda con le sue grazie, con i suoi aiuti. Allora bisogna concludere davvero che nulla vi è al mondo di più inumano, di più crudele, di più scellerato, come diceva San Girolamo, perché Dio ci ha dato tutto e noi lo offendiamo in maniera così proprio. Quindi per logica è la cosa più assurda che facciamo, no? Perché il più grande benefattore lo offendiamo, gli altri che hanno fatto i criminali della storia, a meno di se prendesse col diavolo, no? Cioè dice, a meno diavolo è bip 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 bip, no? C'è contro il diavolo, perché dice, lui ti tenta il male, ti vuole portare giù, ci odia, ha creato il peccato, dice no, seducendo da Medeva, fa tutti i mali, eccetera, eccetera. Ancora potremo, se vogliamo sfogarci, comunque dobbiamo sfogarci con lui. E ci sfoghiamo con l'unico che invece ci vuole bene e ci può aiutare. Non solo quello che ci ama infinitamente, ma quello che ci può davvero anche aiutare contro il diavolo e per salvare la vita, per salvarci, no? Quindi è una cosa insensata, se dobbiamo essere onesti, ci pensiamo bene, se andiamo a fondo, no? E, attenzione, anche una bella riflessione, almeno il bestemmiatore avesse per conto proprio delle circostanze che attenassero in qualche modo la sua colpa. Cioè, avesse delle circostanze che attenassero la colpa. No, tutto anzi depone conto di lui, non serve che aggravare la sua reità, la sua colpa. No? E adesso vediamo. Ogni altro peccatore, questa è un'impressione interessante, ogni altro peccatore gode qualche cosa, ritrae qualche vantaggio dai suoi peccati. L'avaro gode perché aumenta le rendite. Il ladro gioisce perché si avvantaggia dell'interesse. Il vendicativo assapora la gioia della vendetta e i voluttuosi il piacere della carne. Ma il bestemmiatore quale diletto ne ricava? Che soddisfazione ricava dalla bestemmia? Cosa ci guadagna nel bestemmiare, il bestemmiatore? Se io rubo, guadagno questo. Se io la vendetta, ci guadagno. Se io sono, ci guadagno. Della bestemmia non ci guadagno nulla. Ci guadagno proprio niente. Quindi dice, è un atto da pazzi, dice l'autore, perché lo faccio e non ci guadagno niente. Cioè, proprio non ci guadagno nulla. Mentre gli altri peccati avevano una certa gioia, ce l'ho un certo piacere, ce l'ho un mingozzo di ubriaco. Ah, una bella ubriacata. Dopo, però almeno me la sono goduta. Invece la bestemmia è... Che è sta roba, no? Ogni altro peccatore, altra cosa interessante, rifugge dal far palese la sua colpa, cerca di occultarla, cerca di nascondersi. Io rubo, non è, oh, ho rubato, sapete, lo dico anche, ho rubato, sono, ho tradito mia moglie, ho tradito mio marito, cioè ditelo in giro, mi raccomando, dite, cioè, uno cerca di farlo di nascosto, no? La bestemmia invece è la luce del sole, ma tranquillamente davanti a tutti, così, proprio in tram, in pubblico, da qualsiasi parte, c'è una cosa... Quindi il bestemmiatore bestemmia spudoratamente la faccia del sole, che tutto rischiara e feconda, bestemmia sulla mensa, bestemmia nel lavoro, mentre Dio la forza per compiere, sulle piazze, sulle contrade, nei caffè, divertimenti senza vergogna, insulta il suo Dio. La bestemmia è il peccato eminentemente diabolico. Anzi, dell'autore, peccato più che diabolico, perché i demoni dell'inferno bestemmino sì, ma perché vengono tormentati, castigati da Dio, cioè il tormento eterno li fa bestemmiare dall'eternità, ma il cristiano bestemmia Dio mentre lo conserva, lo benefica, gli fa la grazia. A differenza del demonio, questa è una bella riflessione, no? Cioè il diavolo viene tormentato, quindi lo bestemmia, dalla mattina non sente nessuno, sta all'inferno lì. Noi invece siamo beneficati da Dio continuamente fino all'ultimo istante della nostra vita, perché lui vuole salvarci in ogni modo, e noi lo bestemmiamo, no? C'è proprio una cosa paradossale, una cosa incredibile questa fatta qua. Quindi peccato più, non eminentemente diabolico, ma più che diavolo, siamo peggio dei demoni, no? Perché noi veniamo beneficati da Dio, il demonio, no? Cioè lui è tormentato perché ha quello che ha voluto. Quindi non è quindi meraviglia se presso tutti i popoli civili la bestemmia era considerata un delitto enorme. Mi ricordo, giocavo a calcio, con la bestemmia c'è l'espulsione. Adesso dovrebbe la squadra, dopo un quarto d'ora, andiamo a casa tutti, perché tanto anche se più giocatori, se tutti fuori, tutti espulsi, no? Cioè, sarebbe una cosa... Una volta mi ricordo, proprio c'è l'arbitro, guai chi bestemmia, cartellino rosso, e sia chiaro, lo dico subito, guai chi bestemmia, no? Ed era, ti guardavi bene da farlo, eccetera, no? Dice, nell'Antico Testamento, adesso andiamo a dare anche il fondamento biblico, egli aveva ordinato che chi osasse pronunciare una bestemmia venisse lapidato dal popolo. Siamo a Levitico 24, 16.
bestemmia, lapidato, cioè le pietre addosso. Bestemmia, non solo se sei bello tirano le pietre, ma se bestemmi ti tirano le pietre. No? Al tempo di Mosè, tre uomini perversi, Cor, Data e Abiron, proferirono cattive parole contro Dio e contro Mosè, e la terra si aperse sotto i loro piedi, li inghiottì. Siamo in Numeri, capitolo 16, cioè si è aperta, bestemmiato, si è aperta la terra, sprofondati. Sennacherib, re della Siria, assediando Gerusalemme con 185.000 uomini, bestemmiò la potenza del Signore e una notte la sua Marta venne distrutta. Siamo al quarto libro dei Re, capitolo 19. In una notte, mi sembra l'angelo, Augusto, l'angelo, insomma, Dio li ha distrutti. Baldassar dirige la santità di Dio, profanando i vasi sacri rubati al Tempio. Non sapete quando passa la mano, no? Mene, Tekel, Peres, ora chiamato Daniele, che lieto tu è, ora ti è stato computato, Mene è stato trovato mancante nella bilancia, eccetera, il re ha dato i persiani, eccetera, eccetera, no? Siamo al capitolo 5 del libro di Daniele. Antiaco, terribile proprio, aveva bestemmiato, fu colpito da Dio in modo che morì divorato dei vermi. Secondo libro di Maccabei, capitolo 9. Massimiano, apostolo della bestemmia fra il popolo nelle scuole, perdette infine il cervello, si diede a se stesso la morte. Questo Eusebio, no? Ce lo scrive. Giuliano l'apostola, l'apostata, che prima ho chiamato in causa, bestemmiò il nome di Cristo, morì disperatamente sul campo di battaglia. Ario e Nestorio bestemmiarono pure e, sorpresi da atroce malattie, perirono miseramente. Ario defecando, cioè stava entrando in Gerusalemme, dove deve essere per essere accolto, mi ricordo in quale città, in Antioia, un bisogno impellente, dietro una pietra lì, morto, defecando proprio, morto così Ario, so che la storia non ce lo dicono. Lutero bestemmiò Dio, Cristo e la Chiesa, morì impenitente, altro che 500 anni, ho visto un documentario, cioè proprio, quando hanno portato la sua, fatto che è morto, vabbè, siamo perdi. Quando hanno portato la sua salma chiusa su una cassa metallica, dal fetore non riuscivano ad andare avanti a processione, quindi cassa chiusa, dal fetore che emanava, non riuscivano neanche ad andare a camminare, Lutero, questo. So che non lo dicono mica, queste cose qua, non ci sa, e altre cose che ha fatto, detto Lutero, non le dicono mica, era proprio un demonio delle peggiori specie, quello che ha fatto una roba incredibile, adesso lo vogliono portare così, no? Questo va contro, questa è una cosa terribile, questa qua. Quindi morte orribile. Voltaire, anche lui anticlericale massone, lui è morto disperato mangiando le sue feci, anche questo lo dicono. E il dottore che era lì, se i suoi ammiratori vedessero come è morto, si ricrederebbero. Però queste cose quando lo insegno a scuola non te lo dicono mica, no? Come è morto, come muore l'empio. Anche Stalin, roso dai vermi, eccetera, la figlia sua, tutto proprio, o lei forse Stalin, tutto nero, scuro in volto, tutto così, roso, La figlia, orribile, la figlia, cioè, ma morto, orribile. Te lo dicono questo a scuola, libri di storia? Non te lo dicono mica, questa roba qua, no? Ecco, vabbè. E quindi tutti quanti gli empi hanno fatto una fine brutta. E non crediamo che questi castighi siano oggi cessati. Ci sono sempre tante, posso dire, no? Testimonianze come il Signore interviene, eccetera, su qualche fatto lo vediamo sempre nella casistica alla fine, no? Quindi, insomma, ecco, il Signore, quando viene disonorato, è vero che misericordia, eccetera, ma a volte interviene per far capire che non rimane impunito chi lo offende in maniera così sacrilega, no? Vanità delle scuse per giustificarla. Ultima cosa, poi facciamo la casistica. Qualcuno dice, no? Vabbè, insomma, dai, la bestemmia è solo una parola. Insomma, alla fin fine, no? Cosa dico? È vero che la bestemmia è una parola, ma se dicessi una parola offensiva contro voi dicendo che se tu sei ladro, tu sei adulto, tu sei assassino, ti lascerai indifferente? È una parola solo a dire, tu sei adultero, tu sei ladro, tu sei... No, non è che mi lascia indifferente, allora non è che solo perché è una parola e basta, anzi mi porta in querela, tribunale, denuncia, eccetera, eccetera, no? Quindi una parola ingiuriosa a un uomo è male, e non sarà ingiuriosa verso un male se quando è ingiuriosa verso Dio, se uno ti porta in tribunale, se gli dici che sei un ladro, eccetera, eccetera, no? Non è tanto più verso Dio, ma, dicono altri, io quando bestemmio non ho nessuna intenzione di offendere Dio. Quindi no, lui non si deve arrabbiare, perché tanto non è che intendo offendere, lo dico così perché mi viene da dire così, no? Altro ridicolo pretesto, che
che colui che bestemmia con intenzione formale di offendere Dio faccia più male di colui che non ha questa intenzione, per sé è vero, cioè non c'è intenzione, è meno grave, però non è necessario, perché se io dico, se do uno schiaffo a una persona, volevo farti il male, no? Però ti ho dato lo schiaffo, tu c'è la guancia rossa, comunque c'è il schiaffo, me l'hai dato, quindi non è che ti conto intenzione, mi interessa che mi hai fatto un livido qua, mi hai dato uno schiaffo, eccetera, o ti ho sputato addosso, ma non ho intenzione di sputarti, però mi viene a sputarti in faccia perché la tua faccia non mi piace, ti sputo addosso, così insomma, no? Quindi insomma, no? Così si capisce. Altra cosa, ma quando si va in collera, quando un affare va male, una persona per stizzire, cioè, ma fanno bestemmiare, quando le cose sono marrabbia, qualcosa va male, cioè, non deve sfogarsi, non devo bestemmiare, no? Allora ho detto, bella scusa, adesso supiamo, io adesso mi inciampo qua, faccio male, mi arrabbio, comincio a prendere schiaffe tutti perché mi sono fatto male, no? La stessa cosa dice l'autore, ad esempio, no? Dice, sto qua è fuori di testa, sto qua è pazzo, si comporta così. La stessa cosa, no? Cioè io, perché mi arrabbi, fa male, offendo Dio, stessa cosa che io adesso inciampo, mi faccio male, me la prendo con voi, no? Il concetto è lo stesso, no? Dice, ma che senso ha? Cioè, che colpo io se ti sei fatto male tu, no? Piuttosto appunto di colpa il diavolo che male ti ha fatto con la forchetta, ti ha fatto lì lo sgambetto e tu sei caduto, piuttosto prendere con lui, si prende proprio con qualcuno, no? Ma non con Dio, no? Ok. Uno dice, ma quando si è in colla non si ha nessuna colpa. Io ero arrabbiato, cioè non so come ero proprio arrabbiato. No, c'è doppia colpa, c'è anche la colpa del peccato d'ira, oltre che di bestemmia, c'è doppia, perché non c'è nessuna colpa, doppio peccato, c'è anche il peccato d'ira. Quindi due al prezzo di uno. Non è una buona convenienza sto supermercato qua. E non vi accorgete, ecco esatto, doppio peccato. Quinta cosa, ma noi bestemmiamo senza pensarci, così per abitudine. Allora, come questa abitudine è presa, così anche te la devi togliere. Perché non è che se uno per abitudine, io ho l'abitudine di insultarti, ogni volta che ti vedo ho l'abitudine di insultarti, mi senti ti offendo ogni volta che ti vedo. Beh, scusa un attimo, meglio cambia, se no non mi parlare più, se no ti faccio passare la voglia magari, no? Vabbè, ma ormai tutti bestemmiano, a parte che non è vero, anche se è veramente diffusa, se tutti fossero, discorso, tutti fossero ladri, lo divento ladro anch'io, tanto sono tutti ladri, faccio ladro anch'io, no? Cioè, non toglie il male, se una cosa è male in sé, anche se lo fanno in tanti, tu non devi farla perché tu devi rendere conto a Dio, in fin dei conti, non gli altri. Ma noi bestemmiamo solo per burla, così, per scherzare, eccetera. Anche i giudei schernivano Gesù per burla, però non sono rimasti impuniti i romani, eccetera, anche i giudei che schernivano Gesù non sono rimasti impuniti, per nulla. Quindi peccato di pura malizia, non c'è nessuna scusa. Mezzi per emendarsene, velocemente, fuggire al compiere dei bestemmiatori, si via col zoppo, impara a zoppicare, che qualche bestemmiatore, tra virgolette, impara a bestemmiare. Se uno che bestemmia sempre, mi spiace, cioè tu vai fuori di casa mia o non ti frequento più, non posso io, ecco, stare se tu sei un bestemmiatore, eccetera, perché dopo ti entra anche dentro questa bestemmia qua, no? E quindi evitare le persone che bestemmiano. Secondo rimedio, imposti una piccola penitenza ogni volta che si ricade nella bestemmia. Ogni bestemmia 10 euro da dare in beneficenza. Dico 10, sto basso, vado a dire 50, 100 euro. Ogni bestemmia 10 euro, vedrai che dopo 50 euro già smesso di bestemmare, che dire 10 ogni volta così, ci sarebbe da fare proprio, no? L'avevo detto a una signora che lei lì faccia, tu metti qua, questo qua lavora da te, no? Ogni volta bestemmia ti scala, li scala i 100 euro dal suo coso lì, no? Ogni volta bestemmia ti scala 100 euro. Vediamo se sto qua non smetti di bestemmiare, gliel'ho detto, non so se l'ha fatto, però gliel'ho detto questa cosa qua, detto, perché Susan Altima, già sto qua in casa tua, si permette di bestemmiare. Allora, toccalo sul vivo, no? Sui soldi, vedrai che magari, se non ce la lo fa per Dio, magari lo fa per quest'altro motivo, no? Ecco, terzo rimedio, fare ogni sera un po' di esame di coscienza. Bisogna esaminarsi, tutte le sere dobbiamo fare esami di coscienza, cioè a mezzogiorno quello particolare, la sera quello generale, per dire come sono morato oggi, mi è capitato bestemmiare, parolacce, bugie, altre cose lì, chiedo perdono al Signore, ovviamente con la bestemmia, chiedo subito perdono al Signore, poi devo andare a confessarmi quanto prima, per se no, perché la bestemmia appunto è una cosa grave. C'è un bel esempio che è più o meno come quello che ho detto, per il fatto dell'abitudine, no? E vabbè, uno deve avere anche la volontà e chiede anche a Dio la grazia di non bestemmiare più, no? Quindi perché magari ha avuto questo vizio qua, si capisce che magari se c'è il vizio la fatica, però se tu vuoi veramente non bestemmiare più, chiedi aiuto alla Madonna e l'angelo custode, vedrai che pian piano, con qualche penitenza, eccetera, ce lo fare. Una volta un sacerdote dovete fare un viaggio con un vetturino. Qui si era abituato a bestemmiare ogni tratto, quando il cavallo si arrossa in si mizzarriva,
giù, frustate, con orribili bestemmie. Il sacerdote pregò più volte di esistere, ma l'altro rispondeva, non posso, non posso, cioè, insomma, gli viene spontaneo, no. Vabbè, 8 giorni dopo, lo stesso sacerdote fa lo stesso viaggio con lo stesso vetturino. Prima di montare, presente di spalle, gli disse serio, sentite galantuomo, no, bel linguaggio che una volta è spettacolare, sentite galantuomo, voi dovete promettervi oggi di non bestemmiare come l'altra volta, se vi passerete tutta la giornata senza nemmeno dire una bestemmia, questa sera quando siamo di ritorno vi regalerò un bel pacco di sigari. Quell'uomo stette un po' sospeso e poi, bene, proviamo, dai. Salì in carrozza, lo credereste, il viaggio fu lungo, non mancava l'occasione, il cavallo si mizzariva, si rostava, il vetturino lo batteva, drighignava i denti, si mordeva la lingua, neanche una bestemmia. Alla sera il sacerdote mantenne la sua parola, ma consegnando il pacco dei sigari, ecco, gli disse la mia promessa, ma pensate, per un pacco di sigari avete fatto a meno di bestemmiare, non potrete fare a meno per amor di Dio e per guadagnare il paradiso? Il Dio e il paradiso valgono forse meno di un pacco di sigari? Volere e potere. Quindi conclusione è questa: se qualcuno avesse vizio la bestemmia, deve mettersi la mano sul cuore per una risoluzione energica e correggersi. Tutti poi indistintamente, qualunque condizione ci troviamo, dobbiamo cercare di estirpare dalle persone che conosciamo questo vizio, eccetera. Quindi anche fare, sempre fare una cosa, l'autore dice, fare un'associazione di riparatrice, tante associazioni benefiche, eccetera, perché non fare una cosa spirituale di riparazione per bestemmie, c'è facciamo un rosario, facciamo qualcosa lì, per riparare. La bella giaculatoria, questa possiamo dirla tutti, quella che Gesù è insegnato a serva di Dio, sua consolata Betrone, nella Carissa Cappuccina, Gesù Maria vi amo, salvate anime. Ogni volta che dite Gesù Maria vi amo, si riparano fino a 1000 bestemmie. Ogni volta che dice salvate anime, o si converte un peccatore o si libera un'anima dal purgatorio. Quindi Gesù Maria vi amo, salvate anime, 2 secondi, 3 secondi le è detta, ne può dire quante volte al giorno. Visto che io sono veneto e ci andato a riparare dei miei conterranei un bel po', allora cerco di dirle spesso durante il giorno. Concludiamo, sono già, ecco, già le 10, però passate. Ecco, recupero con due o tre episodi. Con il sasso gettato in alto. Siccome un sasso gettato in alto contro le stelle non arreca questo alcun danno, ma ricadendo percuote chi l'ha scagliato, così che bestemmia Dio non fa a lui alcun male, ma causa a se stesso la morte eterna. San Giovanni Crisostomo. Ho fatto questo esempio molto semplice, ma che si capisce. Cosa simpatica. A scuola dal cane. Dicevano che dagli animali abbiamo da imparare, no? Il cane per sé non morde mai il suo padrone se non c'è qualche problema, anzi lo difende, e quando è arrabbiato fuggi di casa, quasi dica d'istinto, se resti qui comincia a mordere e non va bene, no? Un tale una volta, bene mascherato, vuole provare se il cane sarebbe stato capace di riconoscerlo. Entrò di notte nel cortile e la povera bestia, non avvisandolo, gli saltò addosso, gli morsicò una mano. Il padrone allora si tolse la maschera e si fece conoscere. Tanto fu l'avvilimento del povero animale che, nascostosi in un cantuccio di casa, non volle più mangiare, dopo 3 giorni morì. Non si dovrebbe mandare bestemmiatore a scuola del cane? Commento. Certo, la morale. E dopo ci sono alcuni giudizi che adesso andrebbe un po' a lungo. Per esempio, a questo possiamo dire il generale Luigi Cadorna dice un giudizio sulla bestemmia. Scrive così. Il mio parere sintetico sulla bestemmia è: in Italia si bestemmia orrendamente con forme differenti ma con uguale intensità, dalle Alpi al Capo Passero. E questa è certamente una delle peggiori manifestazioni, la quale fa un brutto contrasto con la civiltà di un popolo qual è il nostro, di civiltà millenaria. Fanno perciò opera santa tutti coloro che si adoperano per far cessare un simile sconcio che ci abbassa nella considerazione di noi stessi e degli stranieri. Poi Luigi, questo l'ebreo Luigi Luzzati. La bestemmia è l'espressione momentanea degli istinti cattivi, spesso nello sfogo, ma infelici coloro che hanno bisogno di queste forme esteriori di malvagità per concedersi un sollievo. La bestemmia contro le cose più sacre, se non è seguita dal pronto rimorso, inizia la perdizione di un'anima. Vabbè, insomma, comunque tante cose più o meno così e...
insomma, in tanti episodi più o meno dicono queste cose, quanti personaggi eccetera dicono che sulla bestemmia delle cose. Vediamo per esempio un episodio edificante, ecco, il celebre maestro Giuseppe Verdi, che insomma penso conosciamo tutti, si trovava in un teatro per assistere a una prova generale di una sua opera. Ad un tratto uno dei cantanti, non potendo arrivare a toccare una nota molto alta, non ci arrivava, proruppe un'orribile bestemmia, trattando Dio da cane. Stessa insomma, i cani sono anche da protagonisti. Il maestro Verdi allora, fattosi acceso in volto, si levò su facendo cenno con impertinenti di uscire: andate via, che qua dentro di cane non ci siete altro che voi, fuori. Capito? Sto qua ha preso Dio, sto qua si è alzato, fuori, l'unico cane che qua dentro siete voi. Ecco, no? E l'ultima, no, possiamo terminare così, insomma, siamo già anche un po' fuori orario, eccetera. Ecco, quindi, sì, va bene, sono altri episodi più o meno così, ecco, possiamo smettere, poi siamo già andati oltre, ora chiediamo grazia, ecco, al Signore di non offendere mai ovviamente lì, e cercare proprio di riparare, ecco, con questa giaculatoria che è semplicissima, possiamo impegnarsi a riparare. Gesù, Maria, vi amo, salvate anime, amore a Dio e alle amare. Dicendo così si ripara fino a mille bestemmie. E si salva anche un'anima, quindi questo non ci costa niente farlo, quindi cerchiamo, facciamo come proposito per far sì che la catechesi abbia anche un aspetto concreto di imparare a fare riparazione. Prossima volta vedremo il giuramento e sempre del secondo comandamento e il voto, li faccio insieme, così cerco di andare un po' più veloce, perché per 10 lezioni mi ha fatto il primo comandamento, metto ne valeva, adesso cerchiamo di andare un po' più. Quindi il prossimo vedremo il giuramento, ecco, e il voto, riguardo sempre con gli obblighi che abbiamo, eccetera, e poi passeremo al terzo comandamento. Sia lodato Gesù Cristo.